è con viva e vibrante soddisfazione che il Presidente della Repubblica è lieto di comunicare agli italiani tutti che, visti gli esiti dell'ultimo voto di fiducia, il governo reggerà fino a Natale, possiamo stare tranquilli, in panciolle, rilassati come nougat arinda a guccia soia. No. No, grazie. No. Chi ha detto no? Corazziere 1, signor Presidente. E perché no? Mo è passata la fiducia. Non dico che arriva fino all'estate, non dico che arriva fino alla primavera, nemmeno fino alla Befana, ma fino a Natale, con viva e vibrante soddisfazione, possiamo stare tranquillo. E corazziere, dammi una mano, meno tu, da che parte stai? Dalla sua, signor Presidente. E allora? Io? No, ma io dicevo, il discorso è troppo informale. Come ti permetti? O turpe mal creato! Troppo informale? Un po'. Dici la parte del gatto? Eh sì, signor Presidente, sì. Tolgo il gatto. Io tolgo il gatto, però. Tolgo il gatto, ma devo inserire un altro animale che sta in panciolle. Quale animale sta in panciolle oltre al gatto? Il lemure? Io non saprei, signor Presidente. L'aspide? Quale animale sta? Non lo so. Lo scorpione? Non credo, signor Presidente. Ma guarda che non sappiamo nemmeno quanto sta. Pronto? Dottor Piero Angela? Le passo il Presidente. Pronto, Piero, come va? Come andiamo? Scusa, Piero, sai mica qual è... Scusa, Piero... Piero, sai mica qual è l'animale che sta in panciolle? Gatto. Ha detto gatto. Uscienziata, ha detto gatto. E ci ero arrivato anch'io. Ti ringrazio, bello, questa cosa del gatto. C'è eventualmente un altro che non sia gatto? Mastella? Ma non era un politico? Ah, se lo dici tu. Grazie, Piero, grazie. Arrivederci. E io tolgo il gatto e metto Mastella. Posso mettere Mastella? Sì, io metto non Mastella. Non è appropriato, signor Presidente. Vabbè, allora che scrivo? Scrivo il governo alla maggioranza larga. No, maggioranza larga non direi. È un voto, non è larga? No. Dici che c'è il pericolo che non arriva a mangiare il panettone? È possibile, signor Presidente. Oh, sai che ti dico? Che se Killo non arriva a Natale... anticipiamo noi Natale. Ma non si può, signor Presidente. Sì, sì, che si può. Sì, sì, no. Qua c'è l'alberello. No. Ci mettiamo pure la musichella, che c'era la musichella. Dove cazzo era la cosa? C'era un tastino qua, signor Presidente. Non si vede. Chi sti alberelli? Eccolo, non... eccolo. Sì, ma non... Esatto, molto bello. Ci abbiamo le tartine di salmone. La carta! Non si può, signor. La carta, ci abbiamo uno spumantino buono e ci abbiamo il panettone. Spegni un po' sta fare qua, non è che possiamo stare. E il bandoro, questo è un bandoro. C'è lo zucchero vanigliato, sì, bianco, tu lo metti, lo scrolli. Sì. Se diventa bianco è buono, se no desisti. Bene, sì, allora. Grazie. È Natale? No, ma sì. Prima di festeggiare, però, ci sarebbe la consueta lettura dei giornali. Ma oggi è Natale, stai tranquillo, non escono nemmeno. Ti non ho fatto un regalo, corazziere 1. Ti ho regalato un portabiscotti del Quirinale con la foto così. Grazie. Tu lo prendi quando io ho bisogno, ti tic tac. Adesso dammi il tuo regalo. Sì, ce l'ho. Vediamo il tuo regalo, sì, per lei. Sì, qual è il tuo regalo? Vai, la vai, vai. La Padania. Maronna mia, stai un po' al gioco, no? Ma non ce l'hai tu pietà di me. Ma non sei mai stato bambino, tu corazziere 1, che sei nato con pennacchi in capa. Mi scusi, signor Presidente, ma dov'è? La Padania. E come titola questa Padania? Il tribunale chiude i ministeri al nord, Borghezio, sentenza di merda. Cosa ho letto? Sentenza di merda. No, no, prima. Chiusi i ministeri al nord. Ridillo. Chiusi i ministeri al nord. Stappiamo. No. Non si può stappare. Stappiamo. No. Stappiamo.
No. Stappiamo, no, ci lasci no, servire non dopo. Anco- Stappiamo. Non ancora, signor Presidente. Perché? Che c'è? Perché prima deve leggere Repubblica. Oh, Repubblica, va buono, poteva andare peggio. Non credo. Peggio di così è difficile, signor Presidente. Corazziere uno che sarà mai la Repubblica. Sto qua da 6 anni e ho visto cose che voi corazzieri non potreste nemmeno immaginarvi. Ho visto Prodi in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Ho visto scilipoti balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. Ho esagerato? Un filino, signor Presidente. Lo so, dammi sta Repubblica. Dai, non rombolo. A Repubblica. Sono le nuove intercettazioni, signor Presidente. Facciamo la rivoluzione, portiamo in piazza milioni di persone, facciamo fuori il Tribunale di Milano. Ai ai ai, ma questa è una cosa gravissima, questa è eversione. Mm. Ma che le dice ste fesserie? Un rivoluzionario? No. Uno Black Blacks? No. Io sai che ci farei a questi Black Blacks? Non è un Black Bloc, signor Presidente. Allora chi è? Un centro sociale, un pancabestia? Chi è? Un ulicantropo? Comincia con la B. Con la B? Mm. E non è Black Blacks? No. E chi è? Belen? No. Biscottino? No. No, no, non dirmi che, non dirmi quello che io posso pensare, che sto sognando. No, non dirmi questo. Non sta sognando, no. Quello che parla è l'onorevole Berlusconi, il Presidente del Consiglio. Ma com'è possibile? Ma che fa? Mo si mette a fare pure l'eversivo. Ma non era tutto impegnato a far girare la frigliaglia, la fartacchia, la tucchegliella, la piala, la patonza? Abbassiamo i toni. Che abbassiamo i toni? Oh, un tribunale di Milano! Ma come ha fatto ad avere la fiducia a uno così? Ha nominato 2 nuovi sottosegretari. Nata vota! E tanto, li nomina lui e li paghiamo noi. È facile. Li nomina lui e li paghiamo noi. Li nomina lui e li paghiamo noi. Ti è piaciuto? Hai visto come ho rotto la quarta parete? E questo è Ionesco, è teatro dell'assurdo. Mm-mm. Ma noi stiamo a fare almeno il teatro dell'assurdo. Chi fa un governo dell'assurdo? Abbassiamo i toni. No, no, per Bacco. No. E io mi indigno. Come Bacco. Come Bacco. Io mi indigno. Io mo scendo in piazza con la mia gente. Io voglio scendere in piazza con loro, con gli indignati, sono tutti indignati. Io voglio andare con loro, con i vecchi che hanno la pensione bassa, con le famiglie, con i bambini, quelli che pagano un mutuo. Corazzieri, andiamo. Non può, seguitemi. Signor Presidente, non può. Lei è super. Man? No, partes, signor Presidente. Che sfiga partes. Ma io rimetto gatto, rimetto gatto. Non può andare a una manifestazione contro il governo, lei è garante delle istituzioni. Ah, destino infame. Io solo qui in questo palazzo. Troppo così, troppo. Destino infame, io solo qui in questo palazzo. E là fuori c'è la vita vera, là fuori. Per favore, c'è la passione. Non faccia così, no. Ma tu vedi incappucciati? No. Vedi delinquenti comuni? No. Vedi dei Blacks Blacks? No, signor Presidente. Cosa vedi? Vedo italiani indignati, pacifici ma indignati. E appunto. E io sto qua solo, imprigionato in queste mura. Mi sembro il nonno di Notre Dame. Io sto qua. Adesso devo cantare uno pezzo, è difficile assai. Statemi, a me viene bene la terza volta. La prima dovrò farlo 3 volte, vabbè, va buono. Maestro, ci siamo? Guardami. Mamma mia, ma perché mi butto in ste... Corazziere tuo, in piedi. Attento al salmone. Io sto qua, ma vorrei essere là. Solo in queste mura imprigionato vivo io, coi miei corazzieri e le mie carte. Sono 7 anni che li osservo da quassù, col cerimoniale e i biscottini. Sono qui a firmar decreti e leggi, e sono indignato più di loro. Sai, mi chiedo sempre che emozione mai starà stare un giorno là con loro, là fuori, che darei con bandiere e fiori a manifestare.
darei una mazza tanto sai. Là fuori in mezzo a tutti quei precari che non hanno certe garanzie previdenziali, per uno stipendio tre lavori devono far, sentono il bisogno di reagire. Potessi lo farei se fossi libero. Là fuori con la fiamma andrei senza scorta, fuori la mia gente là lei gioire, fuori solo un giorno dal palazzo via con la Clio uscirei. Alessandro Robecchi.